Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City nella striscia di Cinevox Cult Club. Va bene, io questa introduzione questa volta me la sarei potuta anche risparmiare perché abbiamo ospiti al microfono di Franco Bixio, gli Oliver Onions, già tante volte ospiti anche qui da noi a Soundtrack City. Questa volta in una puntata molto fresca e divertente con Franco, perché ovviamente sempre ospite del Music Day di Roma di qualche tempo fa, perché oltre a parlare del loro ultimo disco, Future Memorabilia, dove presenteranno appunto il loro LP, il loro vinile, si parlerà quindi di vinile, ma si parlerà anche di tante altre cose molto divertenti. Ve ne anticipo uno sola. Cosa accomuna un albero di fico, Franco Bixio e gli Oliver Onions, ovvero Guido e Maurizio De Angelis? Ce lo spiegheranno in questa puntata i protagonisti. Alla grande sorpresa al Cinevox Cult Club, Guido e Maurizio De Angelis, alias Oliver Onions. Fantastico, guarda questa cosa nuova che hanno fatto, è bellissima. Aspetta, aspetta, guarda qui che è una figata, dai. Ma sai che c'è di novità? Una cosa bellissima che adesso faccio vedere a una parte dei romani. Guarda qui, proprio loro. Proprio loro che cosa ti fanno? Adesso non so come si combinano con gli amici loro. Però detto questo, certo, ma detto questo, allora è, come dire, è emozionante essere qui in mezzo a voi. Ho sentito prima nella intervista e nella presentazione dei dischi che parlavate degli inizi di Rocca di Papa, eccetera. Beh, Rocca di Papa accomuna le nostre famiglie. E quindi questo mi fa particolarmente piacere. Allora, un ritorno, chi vuole raccontarci per primo il ritorno? Io non ho mai detto, perché non ho avuto l'occasione, era che io e mio fratello abitavamo vicino a lui praticamente, e quando andavamo a scuola la mattina a prendere il pullman che passava fuori al cancello di casa sua praticamente, attraversavamo un pezzo di terreno dove c'erano dei meravigliosi alberi di fichi. Noi rubavamo i fichi a lui, lui non lo sa, però adesso lo possiamo dire, e facciamo delle magnate di fichi che era una cosa. Abbiamo incolpato tutto il vicinato. Noi, non solo noi e Cristiano Metz. Ah, pure Cristiano Metz, quindi vedi l'arte porta sempre. Io mi ricordo che un giorno tuo fratello Carlo fa: senti, io non lo so, guarda quest'albero, era un albero di fichi che è grosso come questa stanza, no? Non riesco mai a mangiare i fichi di quest'albero, ma hanno detto che sono buonissimi. Io, sì, questa è una qualità buona, lo so. Non l'abbiamo mai detto, adesso. Tu capisci? Questo vi fa capire, cari amici, quanto le nostre famiglie erano connesse, legate da un bel fico. No? E poi loro, beh, insomma, bei ragazzi, mica male. Quindi. Ma soprattutto ragazzi di grande successo. Noi con la nostra Cinox abbiamo lavorato anche insieme, abbiamo fatto qualche colonna sonora insieme, Piedone, eccetera, quindi anche di grande successo. Nel mio studio in Trafalgar, questi sono momenti indimenticabili. Però adesso raccontatemi questo ritorno. Oliver Onions come back. Il ritorno è che noi veramente non abbiamo mai smesso di Oliver Onions, però abbiamo ricominciato a andare quando è morto Bud Spencer. Abbiamo fatto un concerto a Budapest in sua memoria, e con una partecipazione di pubblico straordinaria, c'erano 12.000 persone, e l'affetto, l'amore che ci hanno dato quelle persone, quella gente a Budapest, e noi siamo rimasti talmente toccati che abbiamo, alla fine del concerto, ci siamo guardati, e lui non avevamo intenzione di ricontinuare, ci siamo guardati in faccia e dice: noi possiamo deludere tutti loro? Non possiamo.
E tant'è vero che io ho smesso di fare il produttore e lui, ci siamo rimessi a fare la musica, i miei figli vanno avanti loro, ma ecco. E te la diverti, dai, dai. Ma capito, voi avete fatto cantare, ballare e sognare generazioni, e mica da poco. Beh, ma noi quando facevamo quelle musiche non ovviamente non lo sapevamo, come non lo sa nessuno, che percorso potrebbero avere o avrebbero avuto. Quindi abbiamo visto, siamo tra le altre cose, siamo anche, come dire, consapevoli di aver fatto delle cose che a distanza di tempo sono state anche riprese da gruppi di successo. Mi riferisco per esempio a Piedone, che è stato ripreso dagli U2, quindi da questo punto di vista. U2, sì. Insomma, vabbè, era una battuta, ma neanche tanto. E per dire, quindi a distanza di tanto tempo uno scopre, grazie anche, devo dire, alla rete, i network che ti inondano di ricordi e di cose del passato che si consolidano, a volte vengono, come dire, falcidiati, a volte vengono consolidati e continuano ad avere un percorso di soddisfazione per gli autori, per gli editori e per chi comunque ci abbia lavorato. E soprattutto i ragazzi hanno riscoperto ancora nuovamente non solo il vinile, ma anche questa musica per le immagini, che era una musica particolare perché non solo aiutava il film, eccetera, ma ti faceva uscire con un motivo in testa. E questo era bellissimo. Uscivi dal cinema canticchiando una bella canzone di Guido e Maurizio De Angelis, che adesso firmeranno per la signora che è qui in attesa trepidante questa copia. Eccola qua. Riprendiamo la firma autografa. Poi dice: perché c'è stata tanta fila? Prima uno, poi l'altro. Doppia. Senti, ma lui i capelli non ce l'ha mai avuti? No, sono rimasti nel cappello, ah, sì? Perché lui usa un cappello, l'ha sempre usato. Ecco, stiamo parlando di Renato Marengo. Noi pensavamo chissà che cresta che c'ha, invece. No, ma il cappello è fornito però. Bene, adesso noi abbiamo fatto questo gioco, questo Cinema Skull Club, proprio per ringraziare chi è rimasto in trincea con il vinile come supporto e ci ha permesso di nuovo di cominciare un mercato. E quindi noi ospitiamo tutti coloro che amano questo oggetto bello, tangibile, che ci piace di più. Noi lo amiamo come lo ami tu, perché vedo c'hai un catalogo ricchissimo, tra le cose straricco, quindi da questo punto di vista è anche il coronamento di un percorso che uno fa, il proprio catalogo, il proprio archivio, la valorizzazione anche nel tempo, e soprattutto nel tempo, perché vedere che uno una cosa ci può contare su una cosa dal punto di vista proprio anche culturale a distanza di anni, vuol dire che insomma uno se gira indietro e dice: qualcosa ho fatto nella vita, insomma, quindi sia autore, sia editore, sia qualunque. E gli Oliver Onions, nonché Guido e Maurizio, hanno fatto tantissimo per la nostra musica. Bene, vi ringrazio. Grazie a dal Cinema Skull Club è tutto questa volta. Ci vediamo a febbraio. Ciao. Grazie.